Nessuna nuova discarica sarà costruita nel Napoletano. A smentire le voci diffusesi a seguito dell'approvazione del nuovo piano rifiuti della Regione è il vicepresidente della Campania Fulvio Bonavitacola, rispondendo all'affermazione del sindaco Luigi De Magistris. Il primo cittadino di Napoli ha infatti dichiarato nelle scorse ore di essere preoccupato per il rischio di una nuova discarica fra Marano, Chiaiano e Mugnano. Una preoccupazione diffusa anche nell'area flegrea, tanto che anche il gruppo dei Verdi Flegrei, all'indomani dell'approvazione del piano rifiuti, paventò il rischio di doversi preparare ad una nuova battaglia per difendere il territorio. A fare eco ai Verdi anche il sindaco di Quarto Rosa Capozzo, che dichiarò: «Diciamo un secco no a questa ventata idea. Il centro di raccolta non si farà senza se e senza ma. Saremo più decisi e compatti di quanto la nostra città ha già dimostrato negli anni passati». E per ribadire il concetto, il sindaco di Quarto ha annunciato la sua presenza alla manifestazione organizzata per questo pomeriggio a Chiaiano. Anche la nostra voce questa sera a ribadire il secco no al piano di scariche deciso dal governo regionale, ha scritto il primo cittadino su Facebook. Ma a poche ore dal corteo di protesta arrivano le dichiarazioni del vicepresidente della regione Bonavitacola, che afferma: è destituita di ogni fondamento l'affermazione del sindaco De Magistris sulla presunta previsione regionale di una nuova discarica fra Marano, Chiaiano e Mugnano. Basta leggere il nuovo piano regionale per comprendere che non sono previste aperture di nuove discariche al servizio di ciclo dei rifiuti. Meglio evitare di perdere tempo su falsi problemi e dedicarsi a risolvere quelli veri. E aggiunge che occorrerà invece concentrarsi sul piano operativo di incremento della raccolta differenziata per aumentare la percentuale di rifiuti differenziati nella città di Napoli. A tal fine, annuncia, verranno stanziati 60 milioni di fondi FESR per impianti di compostaggio da costruire nei comuni che hanno risposto al bando della Regione. Parole che a quanto pare non hanno rassicurato quanti hanno letto nella nuova legge regionale sui rifiuti la volontà politica di costruire nuove discariche sul territorio campano, e per questo hanno preso parte al corteo di questo pomeriggio a Chiaiano.